la senti questa voce. Chi canta il cuore, la maria d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 71. Buon mercoledì 17 febbraio, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora il Bari torna in campo questa sera allo stadio San Nicola, c'è Bari Monopoli, fischio d'inizio alle ore 20:30. Puntata odierna dedicata interamente a questo match, con tante notizie, rubriche, ospiti in collegamento telefonico. Andremo anche a Monopoli per le ultimissime sui nostri avversari odierni. Vi ricordo i contatti per interagire con noi: il 393-949-7483, il numero per i vostri messaggi o per le vostre chiamate o per le vostre note vocali. Ripeto, 393 949 7483, altrimenti c'è la chat di Spreaker. Sondaggio odierno che riguarda ovviamente il match odierno dei biancorossi, quindi vi chiediamo come finirà questo Bari Monopoli. Fate il vostro pronostico, ma ovviamente siamo pronti anche per leggere o commentare i vostri messaggi su quello che è un po' il momento dei biancorossi. Questa sera sarà la prima sulla panchina del Bari per quanto riguarda il nuovo tecnico Massimo Carrera, quindi siamo pronti. Si può parlare ancora anche di calciomercato, visto che c'è questa, se vogliamo, caccia agli svincolati in casa Bari, almeno dal punto di vista delle notizie e quello che circola, anche se poi bisogna vedere se in realtà il Bari è realmente intenzionato a pescare tra gli svincolati. E allora, formazione, un bel rebus. Partiamo dalle certezze: non ci sarà Sabbione squalificato, non ci sarà Andreoni, per lui problema al tendine d'Achille, non ci sarà Antenucci, problema muscolare, non ci sarà Di Cesare, per lui trauma contusivo alla gamba destra, non ci sarà Rolando, trauma distorsivo alla caviglia, e poi non ci sarà Nicola Citro che, come sappiamo, ha riportato una lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ieri si è operato, l'operazione è andata bene. Citro ha anche postato tramite le pagine della società un video per ringraziare i tifosi per i tanti messaggi che stanno arrivando, quindi un grosso in bocca al lupo a Nicola Citro. Speriamo che possa recuperare il prima possibile, sicuramente questa stagione per lui è conclusa. Sono stati convocati anche dei giovani calciatori, 6 per la precisione. Si tratta del difensore esterno Cristian Colaci, del centrocampista Giuseppe D'Argenio, dell'attaccante Gianluca D'Augenti, di un altro attaccante Giovanni Mercurio, poi Alessandro Pinto, difensore, e José Rutigliano Ferrante, esterno sinistro, classe 2003. Quindi tanti giovani per il Bari. I convocati per questa partita sono questi: Frattali, Marfella e Fiori, portieri. I difensori per rotta: Ciofani, Sarzi, Puttini, Celiento, Minelli, Pinto e Colaci. Centrocampisti: Maita, Bianco, D'Argenio, Rutigliano, Derisio, Lollo e Semenzato. Attaccanti: Cianci, che rientra, quindi sarà disponibile finalmente l'ex attaccante del Potenza, Marras, Dursi, Candellone, Mercurio e D'Augenti. Allora, per quanto riguarda la formazione, ricordiamo che oltre Sabbione squalificato ci sono Bianco, Maita e Marras diffidati, quindi occhio al pericolo cartellino giallo, perché ci sono questi tre calciatori in diffida, quindi potrebbe essere un problema per le prossime partite. Già ci sono tanti assenti, insomma, quindi attenzione ai cartellini gialli. Quindi occhio a Bianco, Maita e Marras. Come detto, torna a disposizione anche Lollo, che ha scontato il turno di squalifica. Per molti giornali il Bari potrebbe cambiare modulo e virare su un 4-2-3-1. Io
mi rifaccio anche a quello che ha detto Carrera in conferenza stampa. Lui non ha dato grosse indicazioni, però nella prima conferenza stampa fece intendere che non avrebbe stravolto molto le cose. Quindi secondo me andrò controcorrente rispetto a quello che scrivono i giornali, ma secondo me il Bari continuerà a giocare col 3-4-3. È una mia deduzione, una mia ipotesi, non abbiamo certezze. Comunque vi do sia la formazione che ipotizzo, sia quella che viene data dai giornali. Allora, secondo me giocheranno 3-4-3, Frattali tra i pali, poi Ciofani, Minelli e Perrotta in difesa, Semenzato, Maita, De Riso e Sarzi Puttini a centrocampo, Marra, Scandellone e Tursi in attacco. Quindi ripeto, Frattali, Ciofani, Minelli, Perrotta, Semenzato, Maita, De Riso, Sarzi Puttini, Marra, Scandellone e Dursi. Mentre secondo i giornali il Bari potrebbe giocare con un 4-2-3-1 con Frattali tra i pali, difesa 4 con Ciofani, Minelli, Perrotta e Sarzi Puttini, centrocampo a 2 con Lollo e Bianco, quindi dovrebbe essere questo il centrocampo. E poi la novità tattica sarebbe l'avanzamento di Maita quasi come trequartista, insieme a Dursi sulla sinistra e Marras sulla destra, dietro l'unica punta Candellone. Quindi questa è una delle formazioni che viene ipotizzata dai giornali. Ripeto, non lo so. Io penso che non andrà a stravolgere grandi cose. È vero, ci sono stati diversi giorni per lavorare, però non mi aspetto grandi cambiamenti. Poi vedremo se sarà così, se la mia intuizione sarà stata giusta oppure se avrò clamorosamente sbagliato. Leggo qualche messaggio. Allora, c'è Antonio che ci scrive: oggi grinta e voglia di lottare, e secondo me segna Candellone. Beh, sarebbe anche ora. Magari queste cose poi nel calcio accadono. Magari il nuovo corso carriera potrebbe rinvigorire l'attaccante. Quindi chissà, magari, speriamo, sarebbe una bella favola questa qui. Poi Daniele: in questo momento i tre giocatori, i tre giovani trasferiti nella primavera del Napoli potevano essere ben inseriti nella prima squadra? Bel interrogativo che ci dai, Daniele. Sì, se ne parlava molto bene, erano ragazzi promettenti, sicuramente potevano far comodo, anche se, insomma, fermo restando che vista la delicatezza della partita e tanto altro, difficilmente il mister ricorrerà a calciatori così giovani, quindi non credo che avranno chance di giocare. Stesso discorso per i tre calciatori ceduti alla primavera del Napoli. Bene, andiamo avanti. Allora, ieri, come detto, conferenza stampa di Carrera. Leggiamo qualche frase pronunciata dal neo tecnico biancorosso. Ho trovato un Bari molto buono sin dai primi allenamenti che ho fatto, c'è voglia di fare, fisicamente stanno bene, erano attenti a ciò che spiegavo. Abbiamo sicuramente qualche problema, ma dobbiamo pensare alla partita, abbiamo una rosa importante, chi giocherà non farà rimpiangere gli altri. Riguardo l'atteggiamento in campo, ho guardato qualche partita per farmi delle idee dei giocatori e di cosa mi possono dare. Proveremo delle situazioni per mettere in campo una formazione che sia in grado di fare la partita. Il modulo, il mio progetto di gioco lo faranno i calciatori, in base alla loro disponibilità proverò a mettere in campo una squadra equilibrata che vada in campo senza paura e giocare a calcio. Per quanto riguarda gli svincolati, ha detto Carrera, valuteremo con la società, se ci sarà modo di intervenire interverremo, altrimenti faremo il possibile per recuperare gli infortunati. Per quanto riguarda Cianci, lo staff mi ha detto che è arruolabile e può giocare senza correre rischio di ricadute. Quindi questo il commento di Carrera per quanto riguarda Cianci. Sugli svincolati, ragazzi, io, cioè, diciamocelo chiaramente, l'emergenza c'era con la Viterbese, ci sarà anche oggi, e diciamo che gli svincolati, se dovevano essere presi, ovviamente parliamo di giocatori pronti, dovevano essere già stati presi. Ormai siamo arrivati già alla seconda partita in emergenza, sono passati tanti giorni perché il Bari è anche riposato, quindi non riesco a capire il senso di aspettare. Quindi secondo me non prendono nessuno, perché secondo me l'avrebbero già preso l'attaccante, il centrocampista, quello che serve.
Allora, rassegna stampa velocemente, Gazzetta dello Sport, Carrera si presenta a Bari da battaglia, rialziamoci subito. Corriere dello Sport, il mio Bari è pronto, ora conta solo vincere. Mentre Corriere del Mezzogiorno, il Bari riparte nel segno di Carrera, ora basta parlare di emergenza. Per quanto riguarda Scienza, Scienza non ha paura, mi piacerebbe battere Carrera come feci da calciatore, speriamo proprio di no. Allora, siamo giunti allo spazio dedicato ai numeri e alle curiosità biancorosse, ci dice tutto il giornalista statistico della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Ancona. Ciao Massimiliano, benvenuto, ben ritrovato. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori e sempre Forza Bari. Sempre Forza Bari. Allora Massimiliano, ci siamo lasciati e c'era ancora Auteri, ci ritroviamo invece per presentare il Bari di Carrera, di Massimo Carrera. Condividi questa scelta fatta dalla società di esonerare Auteri e di affidarsi a Carrera? Bah, probabilmente esonerare Auteri e Romairone era nella logica delle cose, quindi la squadra non andava e nel calcio è così, quando i risultati non arrivano a pagare è sempre l'allenatore. Questa volta è accaduto anche per il DS, per il direttore sportivo. E non mi sento di esentarli da colpe, anche se le colpe probabilmente sono da condividere un pochino con tutti i fattori della società, calciatori compresi e vertice compreso. Ci ho detto, io in tempi non sospetti avevo detto che Auteri secondo me era una garanzia per la Serie C. Questa volta faccio ammenda e non mi pronuncio su Carrera, che peraltro in Serie C non ha mai allenato. Lui ha detto che avendo allenato a tutti i livelli, sia in Champions, sia in Russia, sia in Grecia, sia con la Juventus, con cui ha vinto anche una Supercoppa italiana sostituendo proprio Antonio Conte sulla panchina della Juve contro il Napoli di Aurelio De Laurentiis, peraltro, e il calcio è uguale e lui lo conosce. Sul fatto che lui lo conosca, ovviamente non ci sono dubbi. Vediamo un pochino, certo si è preso una bella responsabilità, ecco, questo è poco ma sicuro, perché in questo momento ha davvero tutto da perdere e ben poco da guadagnare. Sicuramente parliamo di un allenatore quotato. Leggo un messaggio, Pasquale, stanotte ho fatto un sogno, Candellone tirava in porta, non segnava ma ci trava lo specchio della porta. Per quanto riguarda gli svincolati, chi dovrebbe fare mercato? Poi nessuno intervista Auteri e Romairone, non avranno niente da dire. Allora, per quanto riguarda il sogno, speriamo che si sia sbagliato, magari nella realtà Candellone possa segnare. Per quanto riguarda gli svincolati, il mercato chi lo fa? Loro dicono il presidente e l'allenatore. Ovviamente sappiamo bene che non è così, c'è anche lo Zampino. Del Napoli, di Giuntoli, di Pompiglio, quindi non è un problema, lo fanno tranquillamente loro il mercato. Per quanto riguarda Auteri e Romairone, penso siano ancora sotto contratto, quindi non possono rilasciare dichiarazioni, credo, quindi poi non penso avrebbe molto senso. Poi una domanda per te Massimiliano, sempre da parte di Pasquale, ti chiede una domanda per Massimiliano ancora: perché rincorriamo gente come Fascetti o Regalia e nessun giornale prova a chiedere qualcosa da Auteri e Romairone, che in quanto tesserati non si sbilanceranno ma qualcosa avranno da dire? Per il motivo in che hai detto tu, sono sotto contratto ed è buona norma che loro non parlino e che i giornalisti non vadano a chiedere, insomma. Ciò non toglie che magari qualcuno possa averli sentiti in privato, insomma. Ovviamente chi ha un rapporto con loro sicuramente li avrà sentiti, ma da qui a pubblicare quello che dicono non è educato, non è neanche non è possibile, corretto, per motivi contrattuali. Quindi questo è il motivo principale. Per quanto riguarda gli svincolati, è la stessa cosa del mercato di gennaio. Mi sento di dire questo: dipende da chi arriva e soprattutto non solo da chi arriva, ma dalle condizioni fisiche in cui arriva. Noi abbiamo per esempio nel Milan un esempio come Mandzukic, che è già arrivato da circa 3 settimane e nel Milan si è visto poco e nulla per 20 minuti finali, forse giocherà in non Coppa. Inferire che l'ho preso al fantacalcio, non inferire. Voglio dire,
ed è pure un giocatore che a quel che so io è molto premuroso e prima di firmare per il Milan non ha mai smesso di prepararsi in privato con il proprio, come dire, allenatore personale. Mm-hmm. Eppure fa fatica, perché è ovvio che ti manca il ritmo partita e non giocare da mesi è una cosa che conta molto, anche e soprattutto in Serie C, dove la corsa è fondamentale. L'hai solo sfiorato l'argomento, però come giustamente dicevi, il Bari ha esonerato il tecnico, ma ha esonerato anche il direttore sportivo. Diciamo che su Lauteri ce l'aspettavamo un po' tutti, Romagnoli invece c'è un po' spiazzato, almeno credo che valga anche per te questo. Ecco, condividi la scelta di privarsi del direttore sportivo a stagione in corso dopo il calciomercato, e poi se credi che arriverà un nuovo direttore sportivo? Ma io penso che un direttore sportivo arriverà, perché serve per eventualmente programmare. Del resto Luigi De Laurentiis durante la presentazione di Carrera è stato molto chiaro, ha detto: pensiamo a finire al massimo questa stagione senza chiudersi la porta verso la Serie B, ovviamente, poi nel caso riproveremo l'anno prossimo. Quindi il possibile paventato disimpegno dei De Laurentiis, almeno secondo il presidente Luigi De Laurentiis, non ci sarà. È ovvio che c'è la necessità di scegliere un direttore sportivo che in qualche modo programmi la prossima stagione. Secondo me è una scelta che sarà fatta, ma in questo momento non credo ci sia fretta, visto che ormai il mercato è chiuso, si può attingere solo dagli svincolati, la squadra è quella, e probabilmente con il recupero di qualche pedina fondamentale anche la rosa avrà più scelte. Certo, Carrera di certo avrà almeno un paio di scelte in meno rispetto a quelle che ha avuto Auteri, perché come dire, le caselle occupate dai calciatori disponibili sono due in meno rispetto alla squadra di Auteri, se non ricordo male 24 sì. a 22 sì. Quindi, Max, per quanto riguarda DS, sì. DS secondo me ha pagato soprattutto come dire, un apparente indebolimento della squadra nel mercato. Io un mercato oggettivamente così scellerato, ne parlavo l'altro giorno per telefono con un caro collega, non lo vedevo probabilmente dalla metà degli anni 2000, nel passaggio che fu un mercato che fu fatale a Rolando Maran, che poi fu sostituito con Materazzi, cui la squadra venne indebolita. Era un altro Bari, erano altri anni, e quindi pagò Maran per un mercato di riparazione di gennaio scellerato, ecco. La stessa cosa vedo qui, più che altro perché non vedo dove il Bari sia migliorato, nel senso che i calciatori sono sempre quelli, sono sempre contati, sono cambiati nomi. Di certo Rolando è un esterno vero, però si è fatto male e bisognerà vedere quando riprenderà e in che condizione riprenderà, perché c'è anche questo, magari per affrettare i tempi avrà un rendimento minore, dovrà riprendere la forma. Ecco, le incognite sono tante e nel calcio attuale errori del genere non possono essere commessi. Cioè, ecco, detto, è ovvio che voglio dire, il fallimento è anche di Romairone, perché a quello che risulta è stato lui anche a scegliere anche a Udi, si è preso la responsabilità. Sono ruoli chiave proprio per questo, perché devono prendersi la responsabilità delle scelte, ed è quindi giusto che nel caso in cui le cose non vadano bene la società eventualmente sollevi dall'incarico entrambi. Max, che ricordi hai, tu che sei anche uno storico del Bari, che ricordi hai di Carrera giocatore? Gran bel difensore, no? Ma io Carrera giocatore probabilmente lo metto tra i migliori tre che il Bari abbia avuto nella propria storia. Addirittura. È davvero, era un giocatore che aveva una qualità eccezionale, un carattere splendido,
e soprattutto una tempra e una tecnica individuale davvero invidiabili per essere un difensore. Lui ha giocato a Bari da terzino, lo ricordiamo, a volerlo tramite regalia fu Enrico Catuzzi che lo volle quando tornò a Bari dopo la gestione Bolchi, quindi nell'estate del 1986. Il Bari era appena retrocesso dalla A alla B, dove era tornato in Serie A dopo 18 anni e riprese la panchina, sulla panchina tornò Catuzzi, e Catuzzi segnalò questo ragazzo che aveva avuto a Pescara. Carriera è stato un pilastro del Bari per 5 stagioni, ha giocato da terzino, ha giocato da stopper, ha giocato da libero. Ovviamente con Catuzzi questi ruoli non c'erano, nel senso che lui ha giocato con questi ruoli soprattutto nel Bari di Salvemini, che sostituì Catuzzi dopo le prime due stagioni in cui il Bari finì più o meno a ridosso dei playoff, non centrò la promozione in Serie A, e quindi il Bari ripartì da Salvemini e oggettivamente gli allestì una squadra a partire dai centravanti che erano Monelli e Scarafoni, che non poteva mancare la promozione, e infatti non la mancò e terminò il campionato con sole 3 sconfitte e 2 serie di 16 partite senza macchia consecutive. Quindi una interrotta dal Messina di Zeman 3-0 primi di gennaio, credo fosse l'8 gennaio del 1989, e l'altra avvenne ad Avellino. Il Bari aveva appena battuto il Taranto nel derby, era solo in testa alla classifica, fu quella la sola giornata in cui il Bari era in testa alla classifica, poi perse contro l'Avellino di Fascetti, gol di Baldieri che sfruttò un infortunio a Guastella che nel tentativo di saltare si stirò e quindi non poté saltare come si deve su quel pallone altissimo, e Baldieri segnò di testa. Poi venne la settimana seguente la sconfitta di Avellino, il 3-0 in casa col Cosenza, che però in base a tutti i risultati sancì la promozione in Serie A del Bari con ben 4 turni d'anticipo, e quindi voglio dire e Carrera fu assolutamente uno dei protagonisti. Perfetto. Un giocatore secondo me dal punto di vista, da tutti i punti di vista, incommiabile. Vi ripeto, vado a memoria, ma insieme, che devo dire, a Capocasale, insieme a Marcello Diomedi, insieme a Giovanni Loseto, insieme a Giorgio De Trizio, insieme a come si chiama quell'altro giocatore che ha fatto anche molto bene a Bari, di cui ora mi sfugge il nome, è tra i migliori difensori della storia, insomma, che abbia avuto il Bari. Quindi davvero nulla da dire. Assolutamente. Max, io forse si riferivi a Garzia, forse, no? Sì, anche Garzia è stato un ottimo giocatore, ma anche lui si è disimpegnato bene da marcatore, da stopper. Certo, era un jolly, era tra virgolette un po' più semplice, ma Carrera ebbe pure questa caratteristica in più, la possibilità di passare dalla difesa zona alla difesa uomo realizzata da Salvemini senza avere problemi. Certo. Carrera con il Bari arrivò esattamente come Maiellaro con il Bari di Salvemini, arrivò proprio sulla soglia della nazionale. Sì, me lo ricordo. Ero piccolo, ma me lo ricordo bene. Max, dobbiamo andare avanti. Bari Monopoli, quanti e quali precedenti? Pochini, forse, no? Ma guarda, i precedenti ufficiali ce n'è soltanto uno, che risale appunto al 25 settembre scorso, ovviamente 25 settembre 2019, chiedo scusa, che è quello dell'anno scorso a Bari, che coincise con il debutto di Vincenzo Vivarini dopo l'esonero di Cornacchini. E questa è un'altra curiosità, appunto anche Carrera debutterà contro il Monopoli in un derby interno. In quella circostanza finì 1-1, il gol al 35esimo di Antenucci su rigore e il pareggio al 50esimo su rigore di Jefferson, attaccante che sia con il Latina che con il Monopoli al Bari ha sempre fatto male. E quindi questo è l'unico precedente a Bari tra le due squadre
oltre a una serie infinita di amichevoli, sì, perché pari di Vincenzo Matarrese. Vincenzo Matarrese era molto amico di Vito La Russa, che è stato per anni, come sì, dire, sì, alle spalle del Monopoli, e quindi i due erano molto amici e non mancava quasi mai in ogni stagione un amichevole tra le due squadre. Ecco Max, per quanto riguarda gli ex, ce n'è qualcuno, no? Vabbè, abbiamo un ex doppio allenatore che è Arcangelo Scianimanico, Lello Scianimanico, sì, che ha allenato la prima squadra del Bari e anche quella del Monopoli. Ovviamente segnalo, come sempre, agli ascoltatori che il mio elenco non è esaustivo e che qualche nome può sempre sfuggire. Poi ci sono gli ex giocatori del Bari che hanno allenato il Monopoli, che sono Mario Colautti, Giorgio Roselli, che peraltro, se non ricordo male, dovrebbe andare o è già andato alla Vibonese, e quindi è un giocatore che ha giocato anche nel Bari, Picatuzzi, insieme a Carrera, proprio nelle due stagioni catuziane, diciamo così, di quelle tra il 86 e l'88. Abbiamo Massimiliano Tangorra, Giovanni Loseto, Pino Giusto, Gigi De Rosa, Luigi Gigi De Rosa, poi abbiamo Dino Bitetto, Nicola Chiricallo, Giuseppe Papadopoulo e non so se ovvio ho detto anche Nicola Chiricallo. Sì, 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 ragione. Poi abbiamo gli doppi ex calciatori, quindi Michele Armenise, Paolo Cangini, Francesco Cuccovillo, Claudio De Tommasi, Francesco Fonte, Pino Giusto, Giovanni Indive, Nicola Jakimovski, anche se Jakimovski è stato veramente pochissimi giorni a Monopoli in questa stagione, poi praticamente è andato via per motivi familiari in Grecia. Pasquale Loseto, Enis Nadarevic, Pietro Parente, Raffaele 40, Rosario Sasso, ancora Massimiliano Tangorra, Angelo Terracenere e Marco Piccinni, che debuttò, se non ricordo male, con Carboni nel Bari e gioca ancora appunto, sarà il Barese Docche, sarà il doppio ex della sfida. Gara che sarà arbitrata da Andrea Colombo della sezione di Como, assistenti Amir Salama di Ostia e Francesco Valente di Roma 2, quarto uomo Alberto Arena di Torre del Greco. Cosa puoi dirci su questo Andrea Colombo? Guarda, Bari Monopoli sarà la sua 49esima gara nella stagione regolare di Serie C. Lui arbitra in questo campionato dal 2017-2018 e ha dei precedenti anche con Bari e Monopoli che andrò presto a dirvi. In questa stagione, nel girone del Bari, quindi nel girone C, ha già arbitrato Ternana Foggia 2-0 il 25 ottobre, l'8 novembre Avellino Catanzaro 1-3 e l'11 gennaio Foggia Juve Stabia 1-1. Ha un precedente quest'anno sia con la Juve Stabia sia col Monopoli che con il Bari, 27 settembre Juve Stabia Monopoli 1-2 e il 7 ottobre scorso Cavese Bari 2-3. In queste 5 gare di questo girone quest'anno ha già sventolato 27 volte cartellino giallo, più di 5 a partita, quindi occhio anche al pericolo. E ci sono 3 diffidati, come abbiamo detto esatto. Perfetto. Poi abbiamo un altro precedente, sì, con l'arbitro Colombo per il Bari, che risale al 17 novembre 2019, Paganese Bari 0-1, gol di Antenucci su assist di Simeri. Mentre per quanto riguarda il Monopoli, oltre al precedente che ho citato, Juve Stabia Monopoli 1-2 del 27 settembre scorso, abbiamo un precedente nel 2018, 25 febbraio, Siracusa Monopoli 3-0, e un altro precedente, sempre stagione regolare di C, 26 gennaio 2020, Monopoli Ternana 0-0. Quindi 3 precedenti con il Monopoli e 2 entrambi vincenti con il Bari. Perfetto, va bene Max, io ti ringrazio per essere stato con noi, l'appuntamento è a venerdì perché insomma ci sarà nuovamente la puntata pre-gara. Grazie mille Massimiliano Ancona, giornalista della Gazzetta dello Sport, grazie Max. Ringrazio te, un saluto a tutti gli ascoltatori, ai tifosi biancorossi e sempre soltanto Forza Bari. Sempre Forza Bari, ciao Max, grazie mille. Allora, questo Massimiliano Ancona, beh, l'abbiamo detto prima, c'è effettivamente questo rischio giallo, bisogna stare molto 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 attenti perché il Bari ha comunque degli incontri ravvicinati, ha già l'infermeria piena, quindi bisognerà stare molto
molto attenti a quello che accadrà. Quindi, insomma, speriamo che i tre giocatori in diffida non si becchino giallo, perché altrimenti sarebbe veramente un problema. Allora, vi ricordo il sondaggio odierno, come finirà Bari Monopoli. Fate il vostro pronostico. Intanto siamo giunti allo spazio dedicato a squadra e tifoseria avversaria per sapere tutto sui nostri avversari di questa sera, il Monopoli. Siamo in collegamento col giornalista di Canale 7, Mino Spalluto. Buon pomeriggio, Mino. Buon pomeriggio a te Nicole e buon pomeriggio a tutti i tifosi all'ascolto. Ciao Mino. Allora, Monopoli reduce dalla vittoria contro la Turris. Dopo un momento difficile, si può dire che la squadra di Scienza abbia cambiato marcia, giusto? Ma diciamo che questo momento difficile dura dall'inizio del campionato. Sì. Purtroppo quest'anno sono successe parecchie situazioni abbastanza complicate da gestire, un mercato, insomma, degli errori sono stati commessi nel mercato dell'estate, della scorsa estate, appunto, perché comunque il Monopoli ha rifondato dopo l'ottima annata per vari motivi. È stato costretto a salutare tanti elementi importanti perché, un po' perché ovviamente molti avevano l'ambizione di andare in categorie Richiesti. superiori, un po' perché, insomma, il Monopoli deve sempre rispettare un certo budget e rinnovare con ingaggi più alti era una situazione un po' complicata da gestire. Poi insomma è stato fatto un mercato con qualche errore, che poi è stato comunque per fortuna, grazie insomma alla volontà del patron Lopez, è stato limato nel mercato di gennaio, dove ricordiamo il Monopoli ha innestato ben 16 giocatori. Credo che sia una delle prime 5 squadre in tutta la Lega Pro ad aver fatto più movimenti di mercato a Ma 16 gennaio. entrate o 16 operazioni tra entrate e uscite? Esattamente, sì. Ah, E ok. ti dico anche un'altra notizia, Nicola. Il Monopoli in queste ore dovrebbe ufficializzare anche l'arrivo di un altro difensore, Lorenzo Vignati, classe 2000, scuola Ascoli, che è vero, Svincolato. è fermo da un anno perché l'anno scorso ha giocato la prima parte a Lucca, a Lecco, poi è andato a Rieti, poi per il lockdown, insomma dal primo lockdown non gioca più, però insomma il Monopoli dietro è comunque un po' corto nella terza linea, nel pacchetto arretrato, e quindi si è deciso appunto di ingaggiare questo ragazzo, questo under di prospettiva che potrebbe sicuramente fare al caso del Monopoli, ecco. Come detto, Monopoli reduce dalla vittoria contro la Turris, partita che ha lasciato l'amaro in bocca, per quanto riguarda la Turris. Ti chiedo quali i meriti del Gabbiano e quali i demeriti della Turris in questa partita. Ma Nicola, sicuramente il merito del Monopoli, credo soprattutto però il merito di Mister Scienza, è quello che, nonostante una rivoluzione completa a gennaio, sia subito riuscito a trovare la quadra nel gruppo nuovo, diciamo, perché il Monopoli è praticamente ripartito quasi da zero, con poche certezze, anzi, molte delle certezze che aveva prima hanno deciso insomma, di andare verso altri lidi. Penso anche a Giosa e Giorno, che insomma erano comunque due pilastri del Monopoli della prima parte della stagione, che hanno deciso comunque insomma di andare a cercare fortuna altrove. E è stato bravo Mister Scienza insomma a fare subito quadrato, a far inserire i nuovi, a creare subito un gruppo. Il Monopoli sostanzialmente ha sempre giocato bene comunque, tranne un paio di occasioni nella quale insomma proprio ha fatto veramente male, penso alla trasferta di Avellino o la gara a Palermo. Per il resto che tra l'altro erano anche post-Covid, quindi anche situazioni nella quale comunque la squadra aveva qualche alibi, qualche attenuante, però per il resto è una squadra che ha sempre avuto delle prestazioni importanti, magari punita spesso da episodi su errori difensivi del singolo. Con la Turris ha dimostrato ancora una volta di poter gestire una situazione, di poter gestire una partita facendo un'ottima prestazione, sapendo anche soffrire. Questo è importante per una squadra che come il Monopoli insomma deve comunque ancora raggiungere l'obiettivo salvezza, sapendo soffrire soprattutto all'inizio del secondo tempo a causa di quel tempo da tregenda tra vento e neve, che insomma ha aiutato un po' la Turris a mettere alle corde il Monopoli, però la squadra è riuscita comunque a tenere botta e a portare a casa il risultato. Il Monopoli che ha giocato sicuramente bene, ma la cosa che più ha lasciato i tifosi contenti è il fatto, ripeto, che questa squadra non ha mollato anche nelle difficoltà, nelle fasi di gara nella quale devi saper soffrire, perché purtroppo in campo ci sono anche gli avversari. Ha saputo soffrire bene, ha saputo reggere l'urto del ritorno dei Corallini, siglando tra l'altro anche il terzo gol e portando quindi il risultato a casa. Tra l'altro la gara con la Turris, ricordiamolo, Nicola,
si inserisce in un trittico fondamentale, cruciale per quello che deve essere il campionato del Monopoli, perché domenica c'era la Turris, oggi c'è il Bari, un'altra partita difficilissima per i Monopoli, e domenica c'è lo scontro diretto interno con la Cavese. Quindi in queste tre partite si deciderà se il Monopoli dovrà definitivamente badare alla salvezza, quindi raggiungere il prima possibile 36 punti, oppure, come spera Patron Lopez, ed è per questo che in realtà ha investito tanto anche nel mercato di gennaio, provare comunque a rientrare nelle prime 10, perché insomma la società è ambiziosa e vuole comunque provare a disputare i playoff. Tornando al mercato, ti chiedo se, da quello che ti risulta, se veramente il Bari ha cercato Giorno e se veramente il Monopoli ha cercato Amlili. Allora, sicuramente c'è stato un pur parler per Giorno, questo te lo posso dire per certo. Però io credo che alla fine un po' forse ci sia stato solo un sondaggio, quindi nessuna offerta concreta. Però io credo che, ora questa è una mia idea, il ragazzo poi alla fine abbia deciso di accettare Alessandria per avvicinarsi anche un po' a casa, lui è di Milano. Sì. Ho questa idea, io ho deciso di cambiare anche girone completamente, perché lui effettivamente era, se vogliamo, l'unico vero big rimasto, insieme magari a Piccini e Mercadante, rispetto alla passata stagione, non la, insomma, gli ha fatto benissimo. E il fatto che il Monopoli non abbia mantenuto anche quest'anno quel ritmo in campionato, credo che gli abbia tolto un po' di stimoli, e quindi alla fine ha deciso di andare via, forse anche lasciando questo girone. Però il contatto ti posso assicurare che c'è stato, pur parlerci sarà stato, siccome c'è stato sicuramente anche negli ultimi giorni di mercato un pur parler per Amlili. Amlili piace molto a Scienza, un giocatore che piace molto, secondo me sarebbe inserito anche bene in quello che è questo 3-5-2, anche proprio per caratteristiche non solo tecniche ma anche corpo comportamentali del ragazzo, giocatore che insomma ragazzo serio, molta corsa, e si sarebbe sposato bene con quelli che sono con quello che è il credo tattico del mister. Quindi sì, ti posso garantire che insomma un pur parler c'è stato, ma non una trattativa vera e propria non credo che sia stata mai intavolata. Ecco, brevemente Mino, ci puoi dire le principali operazioni del Monopoli in questo calciomercato invernale, i giocatori arrivati, ecco, quelli di Giorno e Giosa abbiamo parlato, i principali arrivi, quindi i giocatori più importanti arrivati? Ma guarda, sicuramente la prima linea è quella nella quale si doveva intervenire in attacco, perché lì il Monopoli ha fatto veramente male il mercato, insomma la società l'ha anche ammesso che ci sono stati degli errori, perché è stato preso un solo attaccante, una sola prima punta, la prima parte di stagione era Montero, che poi è andato in rotta di collisione con Scienza, non ha più giocato, e il gioco di Scienza richiede necessariamente una punta di peso lì davanti. Il Monopoli ha fatto tutta la prima stagione con un 2002 Samele, che insomma bene o male il solo anche fatto, però tu lo sai meglio di me Nicola, dare il peso troppo dell'attacco responsabilità, certo. Esordienti in Serie certo, C certo. È un azzardo, quindi tra l'altro Samile è passato anche ora al Sassuolo in primavera, ha fatto anche il primo gol domenica scorsa con l'Inter, quindi si arrivano comunque due punte di peso. Il consulente di mercato Pelliccioni con il direttore sportivo Chiricallo secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, perché hanno portato a Monopoli due punte di peso che tra l'altro si possono anche integrare, perché sono due giocatori con caratteristiche diverse. Il primo è Soleri, che questa sera sicuramente potrete vedere titolare, ed è un attaccante di manovra, scuola Roma, giocatore bravo, spaglia la porta, ma anche dotato tecnicamente di discreta velocità, mentre non ci sarà Bonino, che invece è lui, giocatore che ha giocato anche nella Juve Under 23, si è allenato anche con la prima squadra della Juve, è di proprietà del Pescara, viene dal Teramo, ha un problema, ha un'infiammazione al ginocchio, secondo me poteva anche rischiarlo forzando a portarlo Mister Scienza, però ti ricordo Nicola che domenica è il Monopoli, certo, sarà una partita importante con la Cavese, certo. E siccome Bonino è un giocatore che riesce a cucire molto bene, nonostante il ruolo, a cucire molto bene il centrocampo con l'attacco, giocatore di una tecnica, ci ha lasciati molto impressionati qui a Monopoli, perché non ci aspettavamo un attaccante, una prima punta con quei fondamentali, veramente tecnicamente molto bravo. Addirittura qualcuno ha detto anche che forse sul piano tecnico sia anche più forte di Fella, qualche tifoso, ora non lo so, paragoni è difficile farne, però sarà sicuramente un'assenza pesante per il Monopoli questa sera. In difesa è arrivato Bizzotto, che ha vinto il campionato da capitano a Vicenza, anche se anche in difesa per esempio l'arrivo di Bizzotto ha dovuto far necessariamente cambiare qualcosa a Mister Scienza, perché Bizzotto gioca da centrale di tre ma non è un regista difensivo, che era quello che per esempio poteva, un ruolo che poteva ricoprire Giosa la prima parte di stagione, o De Franco l'anno scorso, gli ha fatto benissimo. Bizzotto è un marcatore, uno stopper,
quindi diciamo dal punto di vista tecnico cede qualcosa, quindi è un po' forse più difficile partire da dietro con l'azione, magari come eravamo abituati l'anno scorso, gli altri anni con Mister Scienza a vedere, quindi magari ogni tanto i Monopoli si affida anche al lancio lungo per le punte, appunto proprio perché non ha più il regista difensivo. E poi in mezzo al campo, più che un acquisto, secondo me è una riscoperta, è Vassallo. Vassallo, Mister Scienza, dopo l'addio di Giorno lo ha reinventato regista, e devo dire che sta rispondendo veramente bene, anche se stasera credo che dovrebbe riposare in favore di Giuliano, però Vassallo come regista sta facendo davvero davvero tanto bene. Questi sono gli acquisti. Ricapitolando, quindi quale potrebbe essere la formazione del Monopoli? Dovrebbe giocare con un 3-5-2, giusto? Confermato? Sicuramente sì. Allora Nicola, intanto la novità, perché la novità del derby col Bari è questa: il Monopoli farà minutaggio al 99% questa sera. Ti dico 99 e non 100%, perché c'è sempre quell'1% che è l'estro del patron Lopez, che all'ultimo momento potrebbe decidere di dire a Mister Scienza va bene non farlo, però io credo che insomma Mister Scienza l'ho anche messo in conferenza stampa, dovrebbe fare minutaggio, e io sono d'accordo per due motivi. Il primo è un motivo prettamente di mentalità aziendalista, nel senso insomma gli introiti sono scarsi quest'anno a causa dell'assenza del pubblico, certo, e degli sponsor, e quindi è giusto anche affidarsi agli introiti della Lega per poter diciamo sopravvivere. Il secondo, secondo me, ideologico: il Monopoli nelle altre gare col Bari o comunque anche con altre squadre di livello non ha fatto minutaggio anche l'anno scorso, per esempio col Bari, perché tu lo sai, cioè anche la gara d'andata l'hai visto, insomma sì. I tifosi erano, hanno pagato un biglietto anche maggiorato, e c'è stata l'anno scorso giornata Forza Monopoli, a Bari erano i 1.500, per rispetto verso i tifosi era giusto mettere in campo la migliore formazione, quindi per questo è stato fatto, sì, non è stato sì. Le occasioni, quindi però ripeto, adesso bisogna, ci sono altre esigenze, quindi è giusto fare minutaggio. Il Monopoli agli under contati sostanzialmente ne ha solo 4, ma al di là degli altri che per vari motivi secondo me difficilmente possono giocare una partita col Bari, il Monopoli ha 4 under e quei 4 sono, quindi nel caso speriamo non vada tutto bene, insomma il Mister Scienza potrebbe andare in grossa difficoltà. Comunque la formazione dovrebbe essere la seguente: scelte obbligate in porta Satalino, difesa sono 3 difensori, quindi sono quelli a disposizione: Riggio centrodestra, Bizzotto e Capitan Mercadante centrosinistra. Sì. Centrocampo, i quinti saranno i 2 under, Tazzer a destra e Zambataro a sinistra. Sicuramente Zambataro a sinistra, anche perché credo che da quella parte giocherà Marras a piedi invertito, e non si scherza, quindi è giusto avere magari Zambataro che sul rientro sul destro potrebbe riuscire magari anche ad avere qualche facilità in più nel contenere Marras. Poi cerniera di centrocampo, io credo che giocherà Giuliano in cabina di regia e non Vassallo. Leggero turnover ai suoi lati, insomma Marco Piccini, che proprio questa sera farà 50 presenze col Monopoli, e Lorenzo Paolucci. In attacco giocheranno Soleri e Starita, e poi nel secondo tempo dovrà obbligatoriamente entrare per motivi di minutaggio De Paoli. Non so se al posto di Soleri o Starita, penso che poi quello dipenderà anche in base all'evolversi della gara. Per quanto riguarda le assenze, Nicola, mancano Nicoletti, che è un'assenza importante, e Arena, sono due difensori, anche se Nicoletti può anche giocare come quinto di sinistra. Però, insomma, sono assenze importanti, perché il Monopoli, io credo che se avesse avuto più scelte nel parco under avrebbe giocato con un quinto over, quindi o Ghiebre, Olidiero a sinistra o Viteriti a destra. Perfetto. Va bene, allora io ringrazio il giornalista di Canale 7 Mino Spalluto per essere stato con noi. Mino, grazie mille, come al solito preparato ed esaustivo, buona partita, alla prossima. Grazie a te Nicola e buon pomeriggio a tutti. Ciao, grazie mille. E allora, queste le ultimissime da Monopoli, abbiamo avuto un quadro della situazione molto molto completo, squadra in ripresa, quindi partita non sarà assolutamente semplicissima. Noi ovviamente non possiamo che urlare dal profondo del nostro cuore un forza Bari, sperando che il Bari possa tornare alla vittoria. L'appuntamento con Tanto lo capirai è per domani, sempre alle 14, sempre qui su Radio Biancorossa. Con me ci sarà Marco Iusco. Forza Bari e ciao. Senti questa voce. Chi tanto non capirai.